sono un cooperatore sociale, mi ha ben presentato Marco, e non a caso dico sono un cooperatore sociale perché questi mestieri, ma sia quello del cooperatore sociale, del volontario, del cooperante, uno tende a descriversi come parte della propria identità, non fa di lavoro il volontario, il cooperatore internazionale, ma è un cooperatore sociale. E questo penso sia anche uno degli aspetti su cui c'è una identità con i contenuti che ASVI sta portando avanti in questi anni. No? ASVI usa spesso la parola sogno per descrivere quello che una persona vuole realizzare. Io penso che nella mia vicenda personale, in quella di tanti cooperatori, ma in quella di tanti imprenditori sociali, questo sia un po' l'aspetto guida, cioè uno ci può arrivare, come nel mio caso, a 20 anni quando sta ultimando gli studi universitari, ci si può arrivare invece con vocazioni mature dopo aver visto altre esperienze di impresa, però ci sono dei momenti in cui una persona si rende conto di avere un progetto di cambiamento sociale e si chiede come fare a passare da un'idea, da un'utopia, da un auspicio, a un qualcosa che poi si realizza, e si realizza vuol dire poi fare i conti con la sostenibilità economica, i bilanci, trovare le persone giuste, la giusta organizzazione. Ecco, per me l'avventura, nel mio caso cooperativa, ma poi per ciascuno di voi sarà diverso, è stato quello. Forse ecco, l'aspetto cooperativo a me dà un'ulteriore sottolineatura, il farlo insieme ad altri. Questo sarà un tema di cui con Marco abbiamo già iniziato a riflettere e su cui mi piacerebbe caratterizzare anche degli aspetti del vostro percorso formativo. Fare da soli o fare con altri non è indifferente come scelta. Sono a livello, penso anche proprio di identità, dei profili che si formano, che crescono in modo diverso, che non vuol dire necessariamente che l'uno o l'altro sono migliori o peggiori, non è così. Ci sono sicuramente delle individualità che hanno fatto cose grandi sia a livello della diciamo, affermazione della propria capacità creativa, sia anche a livello sociale. Certamente però l'aspetto di costruzione di reti, di legami comunitari, è una sfida importantissima e che richiede un atteggiamento che è diverso da quello che è tipico di chi gioca da solo. A me piacerebbe ecco, che poi in campi diversi, chi di voi lavorerà magari in altri paesi, chi in grandi organizzazioni di volontariato, qualcuno magari sarà cooperatore, però al di là di questo ci sia questa forte tensione al percepirsi come pezzi di un sistema, che vuol dire magari anche fare delle fatiche in più, perché per chi di voi ha già magari già conosce il terzo settore italiano, ha presente come convivono delle grandi potenzialità e anche delle arretratezze, dei tradizionalismi, delle resistenze al cambiamento. Quindi un percorso fatto collettivamente non è necessariamente un percorso più facile, anzi, secondo me in generale è più difficile. Ma perché allora vale la pena di sottolineare questo aspetto? Perché se uno lo fa in questo modo, non cresce solo se stesso, ma fa crescere un sistema. Secondo me ha più valore riuscire a provocare il cambiamento nei settori della società che di solito non cambiano, piuttosto che parlarsi tra coloro che sono già convinti. Faccio un esempio con un progetto che mi è capitato di portare avanti. Si parlava di tratta, avete presente la tratta, il fenomeno consistente e conosciuto a livello dello sfruttamento sessuale, soprattutto delle donne, meno conosciuto in forte aumento sotto il profilo dello sfruttamento, della vendita di schiavi, di lavoratori schiavi, comunque il fenomeno della tratta. Ora, con un gruppo di cooperative si è detto, andiamo a raccontare ai portuali. Perché? Perché cioè, non è l'unico canale di accesso, però un canale di accesso consistente attraverso i porti, quindi arrivano le navi con delle persone che
sono fatte passare come turiste e in realtà sono persone che vengono avviate alla schiavitù sessuale. E vi devo dire che, infatti insomma, percorsi formativi, incontri, eccetera, ma vi devo dire che la mia soddisfazione nel sentire degli operatori portuali che dopo un certo percorso avevano capito di cosa si trattava e avevano acquisito delle nozioni su cosa dovevano fare se vedevano quelle turiste un po' strane, è una soddisfazione molto più forte che vedere un gruppo di cooperatori o volontari, eccetera, che parlano di questo sistema. Perché fino a che ci parliamo tra di noi, diciamo, abbiamo condiviso magari delle informazioni che non avevamo, siamo cresciuti, però abbiamo fatto circolare dei contenuti in un ambiente dove già circolavano o dove già erano poi disposti a circolare. Sentì un portuale che ha capito che lui, essendo lì, oltre a fare il marinaio, oltre a fare, può anche avere un ruolo sociale, è un passaggio in più. È certo che è faticoso. È faticoso perché questa gente non aveva il vocabolario, non aveva la concezione, non era il suo, nelle sue attenzioni. Ma aver voluto fare una cosa insieme a qualcun altro vuol dire che poi cresce un sistema al di là di quello che era la situazione iniziale. Poi un'altra cosa su cui lavoreremo, penso, sarà il discorso d'impresa. Cioè, i sogni sono belli, poi chiudere il bilancio a fine anno è sempre una scommessa. E tra l'altro dico impresa che persiste nel tempo, cioè mettiamo pure che ci vada bene e che uno scriva un bel progetto in un bando regionale, un bando del MIUR, quello che è per lo start-up del non so che cosa, ecco, ti danno dei soldi e tu parti, bene, però questo è il primo passo, cioè noi non ci dobbiamo allenare a fare il primo passo, seppure questo può essere una condizione necessaria per avere poi le risorse per partire. Le imprese che producono valore sociale sono quelle che si radicano, che durano 10, 20, 30, 50, 100 anni, nel caso di alcuni pezzi del non profit italiano qualche centinaio di anni. E attenzione che la mentalità di chi pensa a far partire qualcosa grazie a un terzo che dei soldi è un tipo di mentalità diverso da chi poi si sente anche la responsabilità, il carico di dare continuità nel tempo a un'organizzazione. E su quello allora, ecco, io quando vi parlo di impresa non vi parlo appunto del primo passo, vi parlo poi di ragionare insieme su come fare a far sì che le cose che voi state pensando, state immaginando sul vostro futuro, diventino un qualcosa che dà da vivere a voi, oggi, domani, su cui coinvolgete altre persone, su cui paghiate degli stipendi a dei lavoratori e dei collaboratori che giustamente si aspetteranno, oltre che di condividere con voi il sogno, anche di condividere con voi il fatto di arrivare a fine mese, ecco. E su questo penso che veramente siano tante riflessioni interessanti che da fare. C'è da una parte, io penso, una strana bipolarismo, cioè da una parte abbiamo certo una parte del terzo settore italiano che è ancora tanto indietro, ma lo dico pensando in primo luogo alla cooperazione, a quei pezzi che sono sempre attaccati a dire andiamo a parlare con l'assessore per vedere se ci viene rinnovato, cioè, questo esiste, ma esiste nella cooperazione, esiste nel volontariato, esiste il terzo settore, come dire, legato ad aspetti di continuità politica, per cui c'è l'assessore che è amico perché siamo un po' così, cioè tutte e due, metteteci quello che volete, cattolici di sinistra, di destra, cioè non ha importanza, però, cioè dove si fa valere un elemento così spurio, ecco, rispetto all'idea di impresa. D'altra parte c'è una fascinazione che io ritengo paradossale per un modello di impresa for profit che è assunto criticamente, cioè voi vedete, ma nello stesso discorso di se andate a leggere discorsi magari di leader di terzo settore piuttosto che di studiosi,
vedete nello stesso discorso, magari a una pagina di distanza, tutta una tirata sul fatto che l'economia for profit ha fallito, la crisi, no? Allora dicono, oh, si è dimostrato che il sistema economico non può reggere perché tutte le contraddizioni che ci hanno portato poi a questo disastro, e trovate poi una pagina dopo una argomentazione in cui tanti contenuti, ma sulla suddivisione degli utili, sull'organizzazione aziendalistica, eccetera, tendono a dire che l'organizzazione di terzo settore deve essere come quella for profit, il che lo trovo veramente un bipolarismo, cioè uno da una parte ha la consapevolezza di un fallimento e dall'altra parte dice che devi diventare così, ma questo non vuol dire rimanere invece quelli che vanno appunto a cercare un rapporto spurio con l'assessore di turno. Allora, tra queste due polarità noi dovremmo lavorare per cercare un qualcosa che invece abbia senso, che valorizzi gli aspetti fondamentali e positivi del terzo settore, che assuma magari, certo, dove è utile, degli strumenti di impresa. Chiudo con un ragionamento su come mai a me interessa lavorare insieme a ASVI, a Marco, a Cristian e a tutto lo staff su questi corsi. Ma ci può essere anche un interesse, come dire, di bandiera. Diceva prima Marco, noi siamo un'organizzazione che ha oggi 30 soci, 30 consorzi soci, quindi circa 500 cooperative, un po' in tutta Italia. Sentiamo fortemente l'esigenza di avere insieme a magari persone che condividono con noi una sfida da 15, 10, 20 o 30 anni, a vedere persone nuove che portino nuove idee, nuovi stimoli, cioè per noi è un'esigenza, quindi a me piacerebbe che ci fosse così quell'incontro per cui a qualcuno di voi si appassiona magari al nostro mondo e noi riusciamo a trovare una progettualità che si incontri con le vostre aspirazioni. Ma non voglio farvi un discorso così smaccatamente di bandiera. Io credo più in generale in un progetto culturale. Credo nel progetto culturale che da una parte investe su giovani generazioni e nuove idee. Cioè, giovani generazioni, riprendo quello che ho detto prima a colpo d'occhio, ma nuove idee vuol dire anche che ci può essere la persona che non è giovane nel senso anagrafico, ma che ha sviluppato le sue riflessioni in un mondo diverso da quello del terzo settore, e che oggi, quando si incontra col terzo settore, può portare dei contenuti a cui nessuno aveva pensato, uno sguardo esterno, una risorsa nuova. Quindi io credo l'incontro tra chi è portatore di queste nuove idee e le organizzazioni che da tanti anni ci lavorano. Avrete capito, insomma, dal discorso iniziale, io non sono interessato più di tanto ai battitori liberi, pur rispettando assolutamente questa scelta come un proprio diritto di pensare alla carriera. Io sono interessato a capire quanto è possibile che delle nuove idee, delle nuove risorse facciano maturare organizzazioni, le migliori tra le organizzazioni, che da decenni stanno operando per gli stessi obiettivi, gli stessi sogni che probabilmente avete voi. Non è un passaggio facile né scontato. Penso che molti di voi, se capitassero oggi, magari con le proprie idee, le proprie aspirazioni dentro quelle organizzazioni, le organizzazioni non vi capirebbero, voi non capireste dove siete finiti. Per chi, questo lo dico magari, ecco, non per chi magari di voi viene già, cioè già attualmente sta operando, ma chi dovesse arrivare con le proprie aspirazioni lì dentro, oggi si troverebbe male. Ma ritengo che questo rischi di portare una perdita per entrambi, per il
per il giovane o per la nuova idea che non trova un potenziale ambito dove svilupparsi e per l'organizzazione che perde un'opportunità. Io spero che grazie a questo percorso e anche grazie a, cioè intendo impegnarmi anche personalmente, questo tipo di incontro riusciamo a farlo, sobbarcandoci da tutte e due le parti le piccole fatiche che comporterà.